Beh, per la serie c'è posta per te, visto che gli haters si divertono così tanto a dire questa cosa qui, una frasina così molto d'effetto, c'è posta per te. E c'è posta per te. Ma io Bollani non l'ho mai visto nel mio studio. E poi Parietti che arriva e dice, ma nessun avvocato vuole ammettere di aver mai visto un figlio di NN come te nel suo studio. E giù cose di solito. Insomma, a quanto pare la loro prassi organizzata, comune, è quella di parcheggiare le macchine degli altri sulla pubblica via, soprattutto quando sono da un meccanico, senza assicurazione, perché se sono da un meccanico per fare i lavori di restauro è ovvio che non siano assicurate, cioè mi sembra più che legittimo. E poi farmi prendere multe e farmi togliere punti della patente. Quindi sarebbe il caso anche di parlare di Ghinzani a Bergamo, della cittadella dell'auto, dove era parcheggiata la mia BMW 320i, alla quale Antonio Giudici aveva asportato le targhe perché sosteneva che fosse stata venduta. E ho detto, va bene, se l'hai venduta ti darò la tua percentuale, visto e considerato che è giusto e legittimo così. Peccato che la macchina non fosse stata venduta perché Antonio Giudici, a mia insaputa, ha venduto solo la Porsche 924, l'altra al garage Filanda. Ovviamente io non ho mai visto una lira. E ovviamente Antonio Giudici ha spostato la BMW 320 dalla cittadella dell'auto a Ghinzani, a Bergamo, fino a Bagnatica, dove abitava, lasciandola sulla pubblica via e dicendo che fossi io il responsabile, facendomi prendere una multa, facendo sequestrare l'automobile. Quindi lo ringrazio. Ringrazio anche sua madre del B&B, Angela di Clusone, che ha tanto bisogno di pubblicità evidentemente e che è tanto brava a coprirmi di insulti, a dire che sono un figlio di NN, che sono un frocio e tutte le solite cose che tutta questa bella associazione di persone continua a dirmi. Perché si tratta di un'associazione, si tratta di azioni mirate e organizzate. Non so, più chiaro di così. Cosa volete che faccia? Quello che ha fatto EMA Motorsport, come continua a chiedermi Ottavio Chiodini, io quella cosa, io quello non lo farò. Non mi suiciderò. Chiaro?